Amici di Eureka TV, bentornati. Oggi siamo a Napoli per un big record, un record del mondo che riguarda la sfogliatella più grande del mondo. E siamo con il suo creatore, Antonio Ferrieri. Buongiorno Antonio. Buongiorno a te. Che ci descriverà intanto l'idea, com'è nata questa idea, Antonio? Diciamo che era un'idea che io avevo da anni, però chiaramente avere l'idea e realizzarla sicuramente non era facile. Però ti dico che è un anno che noi ci stiamo lavorando vicino, abbiamo fatto tante tante prove. Fortunatamente dopo un periodo di tempo abbiamo trovato il sistema come realizzarla. Oggi fortunatamente ne sono fiero di quello che ho fatto. 93 kg di dolcezza che una volta poi misurati dal giudice ufficiale del Guinness World Records è arrivata a 87 kg. Per andare a porzionare gli ingredienti credo ci sia voluto qualche giorno. Sì, oltre che abbiamo, non è stato facile porzionare gli ingredienti, per quanto io, come ho detto prima, noi abbiamo fatto più di 30 prove, chiaramente, anzi addirittura alcune prove ci doleva il cuore perché dovevamo buttare del materiale che avremmo potuto accontentare delle persone che ne avevano bisogno. Però nonostante ciò, man mano che poi perfezionavamo, abbiamo chiamato l'associazione Angeli della Strada che mandavamo questi dolci e siamo stati poi premiati dopo tante prove. Madrina della manifestazione Roberta Capua, che ha aderito direi con uno spirito di grande collaborazione ed entusiasmo. Sì, io nel momento che l'ho telefonato non me l'ha fatto ripetere due volte. Lei da buon napoletano ha detto che lei era orgogliosa chiaramente di partecipare e di essere madrina ad un evento del genere. Io più di lei sono stato orgogliosa di averla a mio fianco. Possiamo anche dire che è stato piuttosto emozionante riuscire ad avere la dichiarazione del record mondiale in collegamento diretto con una trasmissione di Rai 1. Sì. Non mi era mai capitato precedentemente, veramente è stato emozionante. Difatti ogni volta che dovevo parlare quasi mi tremavano i piedi e mi batteva il cuore, però fortunatamente è stata un'emozione bellissima e se la dovessi ripetere la farei con gioia sicuramente. Infine Antonio, noi abbiamo visto quante persone sono intervenute a questo evento, tante, davvero tantissime. Tutto questo va ad aumentare la reputazione e l'autorevolezza di Cuori di Sfogliatella, un'impresa che è nata 30 anni fa e che oggi guarda al mondo intero con il progetto Cuore di Sfogliatella nel mondo. Sì, sicuramente per me è stato pure chiaramente un biglietto da visita che io vado a mettere nella mia bacheca, però ti posso dire con sincerità, io sono stato sempre un ragazzo, io sono cresciuto in un quartiere povero dove chiaramente questa festa l'ho voluto proprio per i napoletani e per Napoli. Antonio, grazie. Saluta gli amici di orecatv.it. Inquadriamo nel frattempo questo, eccolo qui, il certificato di autenticità, il Guinness World Records Certificate per la sfogliatella più grande del mondo. Grazie, grazie, grazie. È il momento di Roberta Capua, che non ha bisogno di presentazione. Roberta, buongiorno e benvenuta dinanzi ai microfoni e le telecamere di orecatv.it. Grazie, in questa occasione così speciale, così particolare, la prima volta che faccio la madrina di un Guinness dei primati. È la prima volta? Sì, è la prima volta e sono onorata di farlo a Napoli, che è la mia città.
per una cosa così bella, così buona che è la sfogliatella. E quindi quando Antonio mi ha invitato a venire qui a fare la madrina, ho detto subito di sì, non potevo dire di no. Infatti io dovevo proprio chiederti questo, cara Roberta, cioè che cosa ti ha indotto a dire sì alla telefonata di Antonio Ferrieri? Perché Napoli è la mia città, perché io sono una buongustaia, amo la sfogliatella, amo in particolare i dolci tutti, ma la sfogliatella rappresenta un po' la mia città e quindi perché no? D'altra parte, la tua reputazione in termini di esperienze gastronomiche ti ha anticipato? Beh sì, dopo Masterchef sì, diciamo che la gente ha un po' scoperto questo mio piccolissimo talento, però la sfogliatella a casa non si può fare. Non si può fare. No. Grazie Roberta, saluta gli amici di OrecaTV.it. Ciao a tutti. Oreca TV è a Napoli ed è con Lorenzo Veltri, giudice ufficiale del Guinness World Records. Buongiorno Lorenzo. Buongiorno a voi, buon pomeriggio. Parlaci di questa grande sfogliatella da record. Esattamente, sì, il mio ruolo è quello di far rispettare il regolamento per la sfogliatella più grande del mondo, che prevede il rispetto della ricetta tradizionale e del protocollo che la GWR prevede. Assolutamente sì. E i parametri per la misurazione dei record sono i metri quadrati. Il vecchio record era di 0,75 metri quadrati. Oggi hanno fatto una sfogliatella di 0,82 metri quadrati e quindi la signora Clelia Carrubba è entrata a far parte del Guinness World Record. Lorenzo, quanto misura questa sfogliatella? Diamo dei numeri. Ok, ha un raggio, che è una porzione di circonferenza, ha un raggio di 120 centimetri, un angolo di 65 gradi e pesa 87 kg. 87 kg di dolcezza. Tu sei romano, suppongo. Sì, esattamente. Ma ti saresti mai aspettato di venire oggi a Napoli a misurare la sfogliatella più grande del mondo? No, esattamente. Questo lavoro mi riserva parecchie sorprese, ecco. Piacevoli sorprese come questa spero succedano spesso, perché è veramente una bellissima atmosfera. Riesci a dire a tutti loro di OrecaTV.it un record davvero molto singolare che ti è capitato negli ultimi anni? Ma ecco, sì, durante la partecipazione allo show dei record, sempre in qualità di giudice, essendo anche io un amante, appassionato moltissimo di sport, il record per il maggior numero di flick indietro con una spada ingoiata da parte di un concorrente inglese, quello mi ha veramente stupito, perché eseguire un movimento acrobatico così complicato con una spada ingoiata mi ha fatto veramente effetto. Grazie Lorenzo, saluta gli amici di Oreca TV. Arrivederci a tutti e buon record a tutti quanti.